Buongiorno, ben ritrovati. Siamo con il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti. Sindaco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Partiamo dalla prima novità è politica, la nomina di un nuovo assessore, Simona Romagnoli, con la delega al turismo che è subentrata a Ilaria Bizzarri. Sì, una scelta che ha sorpreso molto, se non altro perché lei era stata candidata alle ultime elezioni in lista e avversa la nostra. In realtà, come molte altre persone che non ci avevamo sostenuto, nel corso di questi 3 anni abbiamo intrapreso dei buoni rapporti, degli ottimi rapporti anche di collaborazione. Simona, appunto, abbiamo avuto modo di poterla conoscere sui tavoli con i vari imprenditori, abbiamo avuto modo di conoscerla in alcune manifestazioni, tipo per esempio la Bit di Milano, abbiamo scoperto, come con altre persone, di avere molte identità e che il nostro programma andava molto bene anche alle loro posizioni. Ecco perché praticamente io ho avuto modo di apprezzarne la professionalità, l'empatia e la grande disponibilità. Dall'altra parte credo altrettanto e soprattutto Simona mi ha dichiarato appunto di essere stata, di condividere quelle che sono le linee programmatiche, quindi politiche amministrative di questa amministrazione. Per cui si è benissimo integrata all'interno della giunta con la quale sta facendo degli ottimi risultati, grandi risultati anche sotto l'aspetto del turismo. Il sindaco si è tenuto la delega al bilancio e al patrimonio e sei già al lavoro visto che insomma, ci sarà l'appuntamento del bilancio 2024. Sì, indubbiamente mi sono tenuto il bilancio che in precedenza era stato tenuto da Ilaria Bizzarri, che ringrazio. Il bilancio ovviamente quest'anno noi lo approveremo entro il 31 dicembre. Ci stiamo già lavorando come giunta, credo fra poco anche con tutto il gruppo consiliare, per cui spero che verso i primi 10 giorni di dicembre saremo in grado di poterlo trasmettere a tutti quanti i consiglieri successivamente. Abbiamo già fatto degli incontri con le categorie e i sindacati, quindi abbiamo un'idea molto chiara. È ovvio, temiamo un possibile taglio di trasferimenti statali, ma dall'altra parte contiamo su un grosso risultato che si sta verificando attraverso la lotta all'evasione e al mancato pagamento delle imposte che, ricordo, ci ha portato dai 250.000 che Senigallia incassava più o meno fino al momento della nostra elezione a 1.800.000 che abbiamo oggi. Quindi abbiamo delle risorse che vorremmo mettere in campo, che metteremo sicuramente in campo fuori dalla città. Riesci ad anticiparci qualcosa sulle scelte di impostazione del bilancio che riguarda per esempio la pressione fiscale? La pressione fiscale non verrà toccata, un po' come abbiamo fatto in tutti questi anni, fatta eccezione per alcune somme minimali che riguardano delle tariffe puntuali su servizi che non venivano toccati dal 2008-2009. Per il resto manterremo la stessa pressione, anche se è evidente da un punto di vista del costo della vita, il comune risente di quella che è un'inflazione che purtroppo ha ripreso a correre e adesso sembra che si sia fermata, quindi abbiamo delle spese a cui dobbiamo far fronte. Ieri in Consiglio Comunale hai aggiornato anche sulla situazione post-alluvione di settembre, cioè sulla situazione dei CAS. Sì, per i CAS diciamo che il numero si sta progressivamente abbassando, partivamo da 400 famiglie circa, oggi possiamo contarne un'ottantina. È evidente che chi è rimasto dentro, e soprattutto colui che ha subito più un discorso massivo, quindi un po' tutta la casa, e che comunque ha cominciato a rimettere a posto piano piano. Quindi noi stiamo aspettando che questa operazione vada scemando col tempo. Ovviamente continueremo, come abbiamo fatto fino adesso, ad anticipare dei soldi come comune in attesa che poi ci vengano restituiti. Spero che prima o poi su questo ci sia la condivisione da parte di tutti i gruppi consiglieri, perché fino ad oggi è solo la maggioranza che l'ha approvata questa linea. È stato anche prorogato comunque lo stato di emergenza, quindi per le famiglie che ancora non sono tornate a casa, c'è la possibilità di prorogare il CAS. Sì, il periodo di emergenza è stato prorogato fino a settembre del prossimo anno, quindi praticamente ancora tempo per mettere a posto le case, eccetera. Dovremmo risolvere, anzi, va risolto da parte del commissario il problema delle delocalizzazioni, perché dobbiamo sapere quali case dovranno essere spostate, mentre da un punto di vista dei lavori siamo abbastanza soddisfatti del fatto che si stia procedendo con questo escavo che stavamo chiedendo a gran voce e che in realtà il commissario, con i suoi poteri straordinari, ha cominciato ovviamente nella parte dello stradone Mesa, poi nella parte della foce, per la quale va fatto un ragionamento molto più complesso. Fino a qualche tempo fa, anzi fino a qualche giorno fa, qualche mese fa, alla foce si aveva una barra che veniva creata dalla sabbia e dalle conchiglie, quindi era un
molto facile venisse spazzata via. Avevamo e abbiamo segnalato più volte anche alla Regione in passato questa situazione, che per noi diventava negativa da un punto di vista sanitario e da un punto di vista turistico. Oggi abbiamo segnalato alla Regione che in realtà il materiale che formava la barra era un materiale completamente diverso, si trattava di grossi ciotoli, grossi pezzi di massi, quindi, che quindi potevano rappresentare un pericolo, e questo ha determinato il fatto che la Regione abbia portato avanti questo escavo nell'immediatezza. C'è sempre un po' la preoccupazione di questa barra, di questo isolotto, che a fiore è pericoloso, non è pericoloso, sono insomma detriti che vengono portati via, che devono essere asportati. Pensi che possa essere in qualche modo realmente pericoloso in caso di piene del fiume? Ma sono diverse le teorie. Ovvio, fino a quella che ho visto dell'ultima piena, che è stata praticamente quella che abbiamo avuto fino a qualche mese fa, non ha mai creato. Quindi non ci sono problematiche, e quindi posso dire che coloro che sostengono che non c'è una problematica, una problematicità della barra, compresi molti tecnici e studiosi, più che altro la scienza ci dice che non c'è problematica, quindi fondamentalmente ci fa stare tranquilli. Quest'ultimo caso, che secondo alcuni studiosi era determinato ed era conseguenza dell'evento alluvionale, perché mano a mano questo materiale sta arrivando, ci ha destato più preoccupazione. Per il resto la barra non ha mai rappresentato pericoli, se non ovviamente un discorso antiestetico, un discorso di salubrità e una pericolosità, perché la gente sale, va dentro e rischia che poi finisca in acqua con conseguenze certamente non positive. Facendo qualche metro più verso monte arriviamo al Ponte Garibaldi, che non c'è più. Ci sono novità, aggiornamenti sul futuro, sulla ricostruzione? Allora, noi stiamo aspettando almeno una bozza del ponte che ci dovrebbe essere data da ANAS. So che ANAS sta quasi terminando i suoi lavori. Abbiamo saputo, ma sempre così informalmente, dal commissario, che sarà un ponte ovviamente molto diverso rispetto a quello degli Angeli. Sarà un ponte quindi trasparente e sarà un ponte arcuato, quindi praticamente avrà un po' una specie di schiena d'asino che permetterà ovviamente un maggior deflusso dell'acqua, questo sì, ma non abbiamo ancora la progettazione. Secondo te è possibile rispettare la tempistica indicata anche dal Presidente Acquaroli di un'inaugurazione del ponte tra settembre e ottobre 2024? Me lo auguro vivamente, perché per noi è un aspetto estremamente importante, sia per quanto riguarda l'attività economica, sia per quanto riguarda tutti i cittadini, sia per quanto riguarda la nostra attività. Tenete conto che quel ponte ci sta bloccando la sistemazione di via Pisacane, perché se ci mettiamo a lavorare anche su via Pisacane, al di là delle tante altre vie, creeremo ovviamente uno sbarramento, cosa che invece non ci permetterà di bloccarci sulla sistemazione di via Rossini, di Largo Boito e praticamente tutta la strada fino alla statale, che invece i cui lavori invece dovrebbero cominciare subito dopo il gennaio. Il ponte degli Angeli dell'8 dicembre, a questo proposito, quando ci sarà il nuovo ponte, mi chiedo, sarà in armonia, cioè saranno due strutture simili o diverse? E poi si era parlato anche di una problematicità di altezza del Ponte degli Angeli, la Regione l'aveva detto. Allora, io francamente non ho seguito la progettazione e come è stato studiato questo ponte negli anni passati, perché quando noi siamo arrivati praticamente iniziava il cantiere, se vi ricordate ero stato eletto il 5, il 6, abbiamo fatto l'incontro per dire come sarebbe cambiata la viabilità di domani. Di sicuro quello che ho chiesto alla Regione è di poter avere un ponte similare a quello che abbiamo studiato lassù, cioè un ponte che sia trasparente, che mi dia la trasparenza, che sia più alto e che quindi sia arcuato anche questo, e che quindi dia un passaggio tranquillo. Certo, questo determinerà anche l'eliminazione del pile d'acqua anche degli altri due punti in fondo. Ovviamente non mi piace, non ritengo che non sia assolutamente percorribile la via dei Martinetti, perché so che il vicecommissario ha parlato di strutture meccaniche che alzerebbero e abbasserebbero il ponte. Avrebbe più o meno una spesa comunque particolarmente elevata, e non so se è uguale a quella del nuovo ponte, però potrebbe creare dei grossi problemi per chi fa il sindaco o chi lavora in comune nel momento in cui poi lo dovrebbe azionare. Quindi ritengo che rifare quel ponte sia una cosa estremamente vitale anche per noi. Siamo nel centro storico che si prepara al Natale, è tutto pronto, l'amministrazione ha presentato il calendario degli eventi natalizi, insomma delle proposte variegate che dovrebbero portare insomma tanta gente in centro.
Sì, il Natale quest'anno abbiamo cercato di portarlo come gli altri anni in modo gratuito per tutte le attività che insistono in quest'area, però dall'altra parte il Natale sarà un Natale molto sfavillante con quest'anno la novità, alcune novità importanti, una è ovviamente quelli che sono i giardini catalani che sono illuminati, cosa che non avveniva prima, anche con personaggi e anche con tutto il bosco, nonché dei videomapping particolari che saranno veramente innovativi e che potrete scoprire da domani sera. È ovvio che però questo non determina che vengano lasciate indietro le frazioni, perché continueremo quello che abbiamo iniziato da 2 o 3 anni, e cioè che i Babbo Natale arriveranno anche nelle frazioni, in tutte le frazioni di Senigallia, senza tener conto poi quello che sta facendo il Gemma Zocca a Marzocca e le altre associazioni private nelle varie frazioni. Quindi sarà un Natale molto illuminato e bello per tutta quanta la città. Ci sarà poi la pista di pattinaggio sul ghiaccio che riscuote sempre molti consensi, quest'anno spostata nei Giardini della Rocca. In Piazza del Duca arrivano le casette per il mercatino di Natale e poi Piazza Garibaldi aperta ai concerti, abbiamo visto dal programma, no? A Capodanno ci sarà Demo Morzelli, insomma, quindi un calendario anche ricco. Il giorno prima ci sarà un altro concerto, quindi anche tanta musica. Ci sarà tanta musica, speriamo anche in altre strutture che ci sono in città, tenete conto che verrà riutilizzata anche la struttura che abbiamo montato nel Forannonario, che ha avuto un grosso successo negli espositori, ma anche in tanti ragazzi che volevano utilizzarlo. Quindi più o meno sarà un discorso che coinvolgerà tutto il territorio comunale e tutta la città. Un blitz estivo all'interno del Natale, perché questa mattina c'è stato l'annuncio di un bel concerto, un concerto importante che ci sarà a luglio a Senigallia, quello di Simple Mind. Sì, per noi è stato un grosso risultato di avere i Simple Mind qua a Senigallia, anche perché faranno 4 concerti solo in Italia, uno a Verona, uno a Roma e uno, anzi scusate, Venezia, Roma e Bari, quindi la quarta tappa sarà Senigallia. Per noi quindi è un grosso orgoglio, crediamo di aver aumentato sicuramente l'offerta turistica, non sarà l'unico concerto importante che ci sarà quest'estate e ovviamente non potremo dimenticare quelle che sono le strutture oramai, o gli eventi oramai statici, cioè storici nella nostra programmazione, e soprattutto il raduno appunto degli Harley Davidson, per le quali continueremo a dare comunicazione, soprattutto cercheremo di far capire ai cittadini che probabilmente per 3 giorni Ci vorrà un po' di ci pazienza. vorrà molta pazienza, e ci scusiamo già da adesso. Intanto però diamo appuntamento a tutti domani pomeriggio alle 18 con l'accensione delle luminarie in centro, l'albero di Natale, insomma, poi si darà il via alle festività. Sì, domani pomeriggio vi aspettiamo tutti in centro, accenderemo appunto le luci alle 6 e poi Con la comincia. sosta praticamente gratuita per 2 ore. La sosta viene estesa nella sua gratuità, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, per 2 ore. Sì, perfetto, sa tutto. Perfetto, grazie. Grazie.